Lo so, Luigi. Senti, Luigi. Sì. Che c'è, Monica? Qui. Monica. 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 C'era un altro. C'era un altro! Parla, c'era un altro! Sì. Oh, signor. E che ti aspettavi? Credi che gli altri siano tutti come te, che non mi guardino? C'era un bell'uomo, un signore simpatico che mi ha fatto la corte da un mese. A lui piaccio più io che la roulette. Io te l'avevo detto, no? Che te l'avrei fatta pagare. E stanotte l'hai pagata. Mi manca il fiato. Luigi, ma che hai? Luigi. 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 Caro. È stato solo uno stupido dispetto. Ho sbagliato, ma non succederà più. Perdonami, Luigi. Tesoro, ti dispiace tanto, vero? Ma questa è una prova d'amore che mi dai, capisci? Ma perché fai così, Luigi? Ma come perché? Se qualcuno venisse a sapere che ha letto con te, non c'ero io, ma c'era un altro. A me. Mi casca l'alibi. Ah, è per l'alibi che ti disperi tanto. Io invece credevo che... Calma. Stai calmo, Luigi, eh? Perché in queste circostanze... bisogna usare la calma. Perché se chi perde la calma... Senti, Monica. Chi ti ha visto entrare in camera con quest'uomo? Non ti preoccupare, Luigi. Nessuno si è accorto di niente. Sei proprio certa? Sì. Cerchiamo di ricostruire i fatti con calma, eh? Primo, come si chiama questo signore? Claude Parmentier. La Madonna, pure francese. Di Marsiglia. Meridionale. Un terun francese. E a che ora siete saliti in camera? Alle 11 circa. Stiamo attenti a questi circa, eh? Allora, era qui alle 11. E a che ora è uscito? A mezzanotte. Qui che sveltezza. Luigi, perché vuoi essere volgare? Abbiamo sentito dei passi nel corridoio e pensando che fossi tu, lui è fuggito. Come fai a essere sicura che nessuno l'ha visto uscire? Perché lui non è uscito dalla porta, è uscito dal balconcino. Dalla scaletta di ferro che sta vicino al balcone. Vuoi sapere altro? No, alt! Il mio alibi non solo non è crollato, ma funziona perfettamente. Qui, Monica. Chiunque ti interroga, ieri a mezzanotte eri a letto con me. Va bene, Luigi. Che giornata. A parte le corna. Buonasera, André. Buonasera. E lui, ho capito. Il Don Giovanni marsigliese. E Bruno, ti piace per questo, eh? Luigi, lasciami. Ma che fai? Non lasciami. Vorrei mica fare uno scandalo, Luigi. Mia moglie, mi scusi. Vieni, cara, vieni. Voi due vi conoscete? È inutile che vi presenti, vero? Tre whisky? No, io no. Tu no? Due whisky. Sur Parmentier. Lei è stato mica in Svezia, per caso? No. No, perché, vede, in Svezia sono di una civiltà invidiabile. Un marito... non troverebbe assolutamente scandaloso
che un amico beva un whisky in camera di sua moglie. Lei che ne pensa? Lei si scandalizza? No, affatto. Nemmeno io. Perfetto. Nell'amico andrebbe mai a dire in giro ad altri che ha bevuto un whisky con la moglie dell'altro. Non mi permetterei mai una leggerezza del genere. Lei no. Ma la leggerezza l'ho commessa io. Ho dovuto dichiarare alla polizia che ieri notte, in camera di mia moglie, c'ero io. Ah, e allora? Vuole? Allora, sul parmentier, parliamoci chiaro. Ieri notte, in camera di mia moglie, non c'era lei. C'ero io. Molto bene. Bravo. Ecco i due whisky. Hai whisky? Grazie. Il whisky. Skol. Cin cin. Sì, champagne. Don Perignon, del 1963, annata dispari. Monica. Qui Vicetta. Ho ordinato il champagne. Sì, per brindare al perfezionamento dell'alibi, eh? Contenta? Monica, mi senti? Mi ha sentito. Monica, capisco che al bar non è stata una cosa piacevole, ma ormai è passato. Non essere così nervosa, dai. Ah, non devo essere nervosa, vero? Ma ti rendi conto che quello che ho dovuto sopportare io al bar non l'avrebbe mai sopportato nessuna donna, nessuna! Ma non lo capisci? Scusa, c'è lo champagne, eh? Grazie, lasci pure nell'ingresso, ci penso io. Mancetta... Ma cosa fa? Tira! Buonasera, commendatore. Oh, buonasera, commissario, grazie. Scusi se mi trovo così in desabiesa, ma stavamo andando a letto, sa? Mi dispiace disturbarla. Mai disturbo. Ho da farle una domanda. A chi? A me? Sì, a lei. Ma si ricordi che c'è di mezzo l'ergastolo? L'ergastolo? Lei può confermarmi che era in questa stanza con sua moglie ieri a mezzanotte? Gliel'ho già dichiarato, eh. Non basta. Guardi che ho anche un testimone, eh. Un testimone? Sì, un mio intimo amico francese che abita qui in albergo. Il nome? Claude Parmentier. Ah. Scusi, commendatore, vuole avere la cortesia di seguirmi un momento? Sì, dove? Lì. Sul balconcino. Sul balconcino? Venga, venga. Vengo? Prego. Dopo di lei, eh? No, prego. Vado prima. Commendator Gorletti, sì. Ieri un lift dell'albergo ha visto verso la mezzanotte un'ombra scendere da quella scaletta. Chi era quell'ombra? Chi era? Ero io. Ah, e che cosa faceva quell'ora sulla scaletta? Cosa facevo? Sono uscito sul balconcino, ho visto quella scaletta e ho detto... Ma chissà dove va a finire quella scaletta. Ho capito. Vogliamo fare insieme lo stesso percorso? Adesso? Sì. Lo stesso percorso? Sì. Senta, signor commissario, io ho mia moglie in bagno. Sa, ci accingevamo tranquillamente. Continuerà dopo, andiamo. Vado? Sì, andiamo. Adesso? Sì. Sulla scaletta? Sì, vada. Viene con me, signor commissario, eh? Certo, la seguo. Mi segue? Vada. Sì. Mi segue, signor commissario? Sì, la seguo. Vada. Signor commissario, sono caduto, eh? Si è fatto male? Un cicinino al ginocchio, eh? Porca vacca. La madonna, mi si è scorticato tutto il ginocchio. Che scarrigata, eh? Non ti dici. Allora? Risaliamo. Per quella scala? Già. No, quella scala l'abbiamo messa noi 3 ore fa. Lei non può essere risalito per quella scala ieri notte. Già, infatti, ricordo che quella scala non c'era. Permette che mi orizzonti, scusi tanto. Scusi. Scusi. Allora, come ha fatto a ritornare nella sua camera? Come ho fatto? Bisognerebbe percorrerla. Evidentemente non c'è altra soluzione. Andiamo. Lei soffre di vertigini? No,
Lei? No. Lei? No. E lei? No,